dietro i sipari chiusi della Scala, del San Carlo, della Fenice e dell'Argentina, tra gli stucchi, la musica, le passioni politiche, inizia la mia storia. Mi chiamo Giovanni Ricordi. Ho percorso tutti i palcoscenici dei teatri d'opera. Ho ascoltato librarsi nell'aria accenti d'amore, il disperarsi di eroine indimenticabili. Ho inseguito i successi e le sconfitte di compositori geniali e ho costruito un piccolo impero nell'editoria. Ma da quali lotte sono nate tante sublimi melodie? Alla Scala, il più famoso dei teatri d'opera, iniziano le mie battaglie. Napoleone vi era stato festeggiato pochi anni prima, dopo essere entrato con le sue truppe a Milano. Al momento del nostro racconto, la parabola del Napoleone è alla fine. La mia vita comincia. Questa volta la fortuna l'ha abbandonato. Chi? Napoleone. I russi lo stanno battendo. Dalle notizie che arrivano per lui e per i francesi è una catastrofe. Finalmente. L'ultima ora è suonata anche per l'eretico. Questa sera è un disastro. Gli tirano anche le sedie. Che ti dicevo? Ciao, Ricordi. Oh, le ravura. Finalmente sei qui. Ma chi è che le capisce, sti milanesi? Hanno voluto Napoleone e adesso non lo vogliono più. Ma a domani allora, eh? Uè, Ricordi, perché dopo non viene a bere un bicchiere con me, eh? Ma non posso, devo correre alla Scala. Sempre a Laura, sempre a Laura. E adesso saluti. Una novità assoluta del maestro Rossini, che presto troverete sicuramente in qualche sua opera. Selchi, un camo fresco di stampa e con l'odore dell'inchiostro. Ouverture, partita insieme e solista. È venuto benissimo. Questa chi è la macchina dei prodigi? Un capolavoro di nitidezza, potrebbe leggerla anche un cieco. Se Rossini tornerà a piede libero, dovrà ringraziare solo me. Ma dove è che l'ha in galera? Ho udito la prima della sua opera. Sì, è sotto chiave. Il sovrintendente vuole l'ouverture al Vaminga Föhrer. È così, Gupensami. Quella chi? I milanesi verranno già da mat. Stai attenta a venga a spuccare, mi costa trivine. Preoccupes no, aspetta. Lascia fare il tuo Giovanni, che il gala vista lunga. E diventerò qualcuno in capo musicale, ma non come compositore, né, ma come grande editore. Adesso più andate, saluti. Ma cosa l'è che fa? Lo sapete cosa l'è che la roba chi? Le musica. L'è la musica del Cimarosa, autografa. Ce n'è tanta sotto il palcoscenico. La mangiano i topi.